Prova 159.000. Ciao a tutti, io sono qui per dire la mia prediction alla classifica della Serie A. Allora partiamo. E alla 26ª posizione ho deciso di mettere il Venezia, squadra che è un anno promossa, però non ha ancora una rosa da Serie A, diciamo. Qualche giocatore interessante ce l'ha, per esempio Forte. È molto forte, vabbè, niente battute. Comunque è una squadra ancora abbastanza non pronta per la Serie A. Passiamo alla 19ª posizione, quindi seconda delle squadre che scendono in B, ed è lo Spezia. Quest'anno, dopo il cambio di allenatore italiano, era molto importante per lo Spezia. Arriva Thiago Motta, che non è un allenatore che mi dispiace. Tra l'altro ha allenato il Genoa, il nostro Genoa, quindi non ha fatto grandissime cose. Genoa, però comunque era la prima avventura da allenatore. Secondo me allo Spezia può fare bene, ma non abbastanza per salvarsi. Alla 18ª posizione, quindi terz'ultima, quindi la terza che scende in Serie B, ho deciso di mettere la Salernitana. Squadra che comunque sul mercato ha lavorato abbastanza bene, adesso forse arriva Assimi, dicono, Bonazzoli ha appena preso, quindi sta facendo un buon attacco, però l'allenatore Castori non mi è mai piaciuto particolarmente. Passiamo alla 17ª posizione, quindi la quarta ultima, ed è salva l'Empoli. L'Empoli è una squadra che ha una rosa che mi piace abbastanza, rispetto anche a Salernitana e Venezia. Ha più esperienza, quindi l'Empoli secondo me è più pronto. Passiamo alla 16ª posizione, e c'è una squadra che ogni anno sì, si salva abbastanza facilmente, però perde ogni anno qualche giocatore in più. Il mercato in entrata è sempre molto scarso e non ricopre i ruoli, cioè giocatori persi molto importanti. Per esempio quest'anno De Paul, hanno perso un giocatore molto molto importante. Era il fulcro del gioco dell'Udinese, hanno perso un giocatore molto importante, quindi non hanno comprato nessuno in pratica per rimpiazzarlo. Siamo a 15ª posizione, abbiamo il Bologna. È abbastanza una sorpresa averla messa abbastanza in basso, però tanto le squadre dalla 11ª alla 17ª posizione sono tutte lì, sempre come punti, quindi è difficile trovare la posizione giusta. Il Bologna è una squadra che comunque ha preso un grande attaccante, che è Arnautovic, che può segnare tanto. Poi ovviamente la partita con la Ternana incide molto sulla posizione che ho predetto, anche se potrebbe stupirci come squadra, perché ha un allenatore anche molto bravo. Passiamo alla 14ª posizione, abbiamo il Cagliari, allenato da Semplici, confermato. Non sono molto convinto di questa scelta del Cagliari. Che comunque qualche acquisto buono l'ha fatto, però non è riuscita a prendere Nainggolan, che è un giocatore molto molto importante per il Cagliari, e quindi comunque si salverà facilmente anche lei, perché comunque ce le ha le possibilità per farlo. 13ª posizione, il Verona. Potevo mettere anche più giù, perché Di Francesco assolutamente in questi ultimi anni ha fatto malissimo. Con la Samp ha fatto male con la Roma, col Cagliari anche, quindi non mi fa impazzire come allenatore, però comunque la rosa del Verona più o meno è sempre come quella dell'anno scorso, quindi hanno perso solo Di Marco. Quindi direi che come squadra può salvarsi anche lei facilmente. 12ª posizione, ho messo il Genoa, il mio Genoa, perché comunque, nonostante la difficoltà del mercato, comunque credo sia una squadra abbastanza esperta per salvarsi facilmente. Comunque l'ho messa più in basso della scorsa stagione, che è arrivato undicesimo. All'undicesima posizione ho messo il Torino. Torino che ha preso un allenatore molto 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 importante, che è Juric, che fra l'altro ha già allenato il Genoa. Ed è un allenatore molto molto bravo,
e secondo me il Torino quest'anno può far bene. Vediamo se Belotti può partire o non parte, però Juric è un allenatore che può far molto bene col Torino. In decima posizione ho deciso di mettere la Sampdoria. È una squadra forte con un allenatore che nell'ultimo anno non ha fatto benissimo, però con la Samp ha le carte in regola per far bene. Non ha fatto molto mercato, in entrata zero proprio, poi ovviamente negli ultimi giorni di mercato riuscirà a fare qualche acquisto buono. E nel mercato in uscita sta venendo qualche giocatore abbastanza importante, quindi vedremo poi la Samp come andrà a mettersi. Comunque decima una posizione tranquilla, buona. Nona posizione ho deciso di mettere la Fiorentina, che l'anno scorso arriva da un anno veramente brutto, che però riparte con un allenatore molto molto interessante e molto bravo secondo me, che è italiano, che arriva dallo Spezia e ha fatto molto bene allo Spezia. E poi la Fiorentina ha un presidente che si può permettere colpi di mercato abbastanza importanti. Vedremo adesso se resterà o no Vlahovic, però comunque resta una rosa forte per fare bene, se non meglio della nona posizione. Può arrivare anche settima, ottava. All'ottava posizione ho deciso di mettere il Sassuolo, come gli altri due anni. Arriverà ottavo, però attenzione perché potrebbe anche fare leggermente peggio, perché arriva un allenatore dalla Serie B che è Dionisi. Un po' un nuovo De Zerbi di qualche anno fa, che è arrivato dal Benevento, quindi aveva fatto un punto nove giornate, quindi chi se l'aspettava che avrebbe fatto così bene. Quindi attenzione che potrebbe arrivare anche una nona, decima posizione per il Sassuolo, comunque ottava. Settima posizione per la Lazio. Diciamo che qui è molto difficile dare un pronostico, perché dalla prima alla settima sono tutte allo stesso livello. Però ovviamente devo fare delle scelte. Settima, la Lazio di Sarri, che secondo me qualcosa deve ancora fare. Può partire Correa, non parte, non si sa. Però dovrebbe fare ancora qualcosa nel mercato in entrata. Comunque Sarri è un grande allenatore. Hanno preso un terzino come Usai, che mi piace. E secondo me con questa squadra potrebbe far bene Sarri. Però si vedrà, perché è ancora presto per dirlo. Sesta, ho deciso di mettere la Roma di Mourinho, quindi le due della capitale, una sesta e l'altra settima. La Roma di Mourinho è un po' ancora un'incognita, non si conosce ancora bene l'identità di questa squadra. Il mercato della Roma è molto buono, Mourinho è un grande allenatore, però bisogna ancora vederlo all'opera nel campionato di Serie A. Quinta posizione ho deciso di mettere l'Atalanta, perché l'Atalanta potrebbe fare peggio, perché perdono qualche giocatore importante, perdono Romero, però comunque hanno preso un difensore come Demiral, che non mi fa impazzire, però vedremo all'opera con Gasperini, che è un allenatore che con i giovani ci sa fare. Quarta posizione il Milan, quindi l'anno scorso il Milan è arrivato secondo, sempre zona Champions, perché il Milan mi piace come squadra, anche come gruppo. Pioli è un allenatore che è bravo a fare gruppo con la squadra, quindi faranno bene. Hanno ripreso Brahim Diaz in prestito stavolta, e vedremo un po' questo Milan come andrà. Anche Giroud, grande acquisto. Terza, Inter. Allora, l'Inter che si è indebolita molto, perché perde Hakimi, Lukaku, però comunque è riuscita a prendere buoni giocatori come Dumfries e Dzeko. Vedremo adesso chi arriverà di attaccante, perché ne serve un altro, se Correa o Belotti. Comunque Simone Inzaghi non è un allenatore secondo me fatto proprio per l'Inter, comunque il modulo è sempre quello dell'anno scorso. Çalhanoğlu è un giocatore molto importante per questo modulo e potrebbe essere molto utile. Seconda posizione per il Napoli, che ha un allenatore molto preparato come Spalletti. Certo, qualcosa sul mercato si poteva fare,
però Spalletti mi piace come allenatore, potrebbe fare molto bene. Poi prima posizione, ovviamente l'unica che rimane è la Juventus, vedremo un po' questa Juve di Allegri, comunque lui è sempre stato un grande allenatore che con la Juve ha quasi sempre vinto scudetti, se non sempre, e quindi potrebbe riportare la Juve sul tetto d'Italia, però che cacchio vuole? Allegri punterà molto su Dybala, e invece Ronaldo non si sa se ne andrà pure o no. Comunque la Juve è una grande squadra, potrebbe rivincere benissimo il campionato, però attenzione perché, l'ho detto, dalla prima alla settima posizione sono tutte lì, quindi è dura dare un pronostico. Comunque ditemi la vostra nei commenti di la vostra classifica, e ovviamente è un mio parere, non è che succederà per forza così, quindi ditemi la vostra, ci vediamo con un altro video.